disponibilità degli uffici, la disponibilità mia all'ascolto, ad andare sui territori per dire che c'è una possibilità per tutti, poi non tutti la possono cogliere. Ma se un sistema si mette in moto e c'è dei modelli emulativi positivi che vengono magari sostenuti e finanziati in maniera adeguata, forse è la volta buona che diciamo questo modello comincia a vivere. Ed è chiaro che non lo possiamo fare dovunque. Ma come dici, tre punti, la montagna, la pianura. Ragazzi, le filiere si fanno dove c'è il mondo. Se noi dobbiamo mettere in equilibrio un sistema, questi soldi nell'80% verranno, arriveranno nei luoghi dove si fa agricoltura, perché quel tipo di modello di investimento, quel tipo di agricoltura in filiera organizzata che intercetta mercati, beh, non sta nei cucuzzoli delle montagne, insomma, diciamoci la verità. Quindi i 3 punti, 5 punti non fanno la differenza. Se parliamo di filiera, poi vogliamo parlare di 4-1, anche lì c'è un mondo aperto, diciamo, su questo tema. Noi dobbiamo tenere in piedi una regione, unita una regione. Voglio dire, non stiamo cercando di non dare assistenza e non sperperare le risorse. Le scelte politiche che stanno in questo PSR sono 4-5, non 45. E sono scelte chiare, perché se si investe 87 milioni di euro su biologiche, si fa una scelta chiara. Si fa una scelta chiara politicamente, che ha un senso, perché è l'unico mercato da 5 anni tira, e l'altro giorno al Sala dice che nei prossimi 20 anni il 50% degli acquisti sarà su bio. Aver lavorato, perché tutti cercano il prodotto che inquina meno e che fa bene. Che non fa male alla salute. Poi andatelo a convincere voi al consumatore che è il contrario, che è biologico, è migliore del prezzo convenzionale. Il mercato dice questo. E noi che abbiamo sole, terra e mare, vogliamo regalare sul mercato a qualcun altro. Io facciamo una scelta strategica e proviamo a costruire un mondo che abbia nella relazione cibo-salute, un mondo che ci veda protagonisti. Io ne sono convinto che si può fare un buon lavoro. E non è un caso che andiamo sull'integrato e soprattutto anche diamo una mano ai cerealicoltori sul tema del sud, perché sarà pure vero che si utilizza diciamo, nella fase di presemina il glifosato per quantitativi, ma la pratica del sud è una pratica che sta nella relazione con l'ambiente, che soprattutto nei territori con la base di casa. Questo ha un grande impatto sotto l'aspetto proprio della tenuta della composizione geomorfologica che abbiamo su questa regione, che è interessata da frane, sfruttamento e dissesto continuamente. Quella è la risposta. 20.000 ettari saranno destinati a questo lavoro, così come 100.000 ettari sono i territori che sono interessati al biologico. Beh, il problema nostro è mantenere questo presidio e farlo crescere in termini economici e di valore, per dare a loro la possibilità, oltre il sostegno, di stare in piedi e non fare quando qui finito il sostegno di fare il picco in basso. Questo è il lavoro politico che dobbiamo fare, di valorizzazione. E dico agli uffici di essere conseguenziali con la scelta economica che abbiamo fatto. Pertanto dobbiamo poi sostenere questi processi e provarli a farli diventare valore per un intero territorio. Beh, noi stiamo facendo delle scelte serie. E da queste scelte serie non è un caso che noi diciamo che nelle filiere ci deve stare non solo le anelli della catena, ma ci deve stare anche la grande distribuzione, la distribuzione organizzata. Perché io posso fare il miglior prodotto che voglio, lo posso trasformare in maniera straordinaria, ma se non mi metto in relazione col mercato, col consumatore, ma dimmi a chi lo devo vendere questo prodotto? O devo andare sempre sotto, diciamo, chiunque che viene qua e colonizza anche i nostri agricoltori? Beh, ci vuole un scatto d'orgoglio anche di chi progetta, deve mettere insieme dentro relazioni virtuose con chi vende questo benedetto prodotto. E allora la GDO e la DO non sono dei mostri, devono essere insieme al mercato collaterale, diciamo, almeno al mercato consumer, quello di prossimità, devono essere dei riferimenti per loro. Non ce li possiamo dimenticare e far finta che non esistono. E io non sono d'accordo sul discorso, ma tu stai impostando qualcosa per gli industriali e per la grande distribuzione. No, io mi voglio agganciare a loro. Perché se non agganciamo l'agricoltura di Basilicata alla distribuzione, voi vi dovete dire saremo sempre colonizzati, saremo sempre sottoutilizzati, sfruttati. Abbiamo la leva del finanziamento per costruire queste relazioni forti. Ecco perché ce la dobbiamo giocare ora in maniera virtuosa. E io sono convinto che non abbiamo, non siamo con la testa al naso, diciamo, questa visibilità, questa capacità di
anche di essere riconosciuti sul mercato. Oggi esiste per la Basilicata, anche grazie al Matera 2019, con il quale ci dobbiamo costruire, e c'è un 2018 che sarà l'anno internazionale del cibo. Ragazzi, come ci presentiamo in quell'anno? Noi possiamo, siamo capitale della cultura, cioè l'anno internazionale del cibo. La Basilicata si continua a presentare con le stesse caratteristiche di sempre, e io penso che possiamo sfruttare questa occasione per, diciamo, diventare un poco più protagonisti di questo del mercato. Io sono convinto che, diciamo, ce la possiamo fare. È evidente che, ripeto, la disponibilità è sempre quella di rivedere da dove sono rivedibili alcune scelte, ma non di stravolgere, diciamo, l'impianto, sulle quali siamo perfettamente e convintamente diciamo, d'accordo che dobbiamo proseguire su quella cosa. Sul primo insediamento, chiudo con questa, diciamo, non solo c'è l'impegno ad integrare le risorse sulla 4.1 ordinaria, questo l'ho detto da punto e lo dico anche qua, perché evidentemente è gli 8 milioni sulla misura ordinaria sono punti. Quindi quello è un impegno che viene preso e deve essere incrementato. Di tutto è possibile. Siamo alla vigilia della prima modifica finanziaria che faremo da qui alla fine dell'anno, e in quella modifica finanziaria recupereremo le risorse che servono per dare la giusta risposta alla 4.1. Così come, diciamo, abbiamo, ormai l'ho annunciato, non ho più nessun problema a dire al mondo che anche sulla scommessa sui giovani, una scommessa secondo me fatta bene, sulla quale possiamo ancora dare a dire la nostra. Chiaramente l'idea di scorrere, diciamo, la graduatoria esistente con oltre 200 persone che sono a 75 punti è improponibile dal punto di vista economico, perché dovrebbe certificare una disponibilità dei 14 milioni di euro sul premio automatico classe 1 più altri 24-25 milioni di euro che potrebbero vivere nella dimensione della 4.1, e questa roba e soldi che poi devi togliere da qualche altra parte. Siccome noi prendiamo l'impegno di incrementare la 4.1 ordinaria, che mi sembra opportuno visto che l'agricoltura in Basilicata non è solo giovani, dobbiamo sicuramente però possiamo completare quel programma, diciamo, di rilancio sui giovani, che passa anche attraverso le misure nazionali. Guardate, Martina continua a rivendicare giustamente i dati e ad annunciare riforme e sostegno ancora. Maria ha fatto una battaglia in cui, diciamo, a tutte le cose, diciamo, la defiscalizzazione per i primi 3 anni del contributiva è una cosa straordinaria per i giovani. Noi annunciamo ancora un altro bando per la fine dell'anno per non far perdere i requisiti a chi è rimasto fuori. Chiaramente non potremo fare anche la 4.1, quindi sarà solo un premio automatico, per continuare a completare una risposta, vedremo in che forma dal punto di vista economico. Ma l'idea è quella di continuare e concludere quel processo di attenzione ai giovani, senza voler esaurire ai giovani il tema dell'agricoltura in Basilicata. Sarebbe offensivo per chi non è più giovane, e sarebbe offensivo anche per l'intelligenza umana, che vi dice che c'è un mondo che ha bisogno di attenzione e che ha bisogno, diciamo, di vivere anche la propria dimensione di competitività, poi legandosi in maniera virtuosa ai giovani. E ai giovani dicono: ma le filiere perché non ci partecipate? Avete avuto il premio automatico, avete avuto la 4.1, dovreste essere i primi a scommettere sulla filiera, e lo dirò in occasione della, diciamo, della seconda di quando firmeremo i decreti, spero presto, perché ormai le verifiche sono concluse. Bisognerà mandare un messaggio forte. Quei limiti percentuali di aggregazione di prodotto li possiamo guardare, rivedere un attimino, ma sono il segno di dire: o c'è una massa critica minima che si può mettere insieme per poter fare una filiera credibile, o altrimenti stiamo giocando a opzionare un finanziamento. Poi qualcuno mi può dire: ma tu stai sognando una Basilicata che non c'è. Io non è che la sogno, io ho guardato i dati nell'ortofrutta. Le OP che ad oggi certificano il 10% della produzione agricola sono 3 su 8, non sono 0, lo voglio dire. Poi siamo disposti a vedere tutto, perché il pomodoro, la industria falsa i dati, d'accordo, ma 3 su 8 OP oggi sono già nelle condizioni, se fossero insieme a fare un progetto di filiera, sono già in grado di poter togliere quel requisito minimo. Ma io sto parlando di filiere regionali, non sto parlando di filiere di Matera città o di Metapondo o di Pisticci, con tutto il rispetto per tutte le aree dove si fa economia, lo so,
Ma sto parlando di dire regionale, significa che anche uno che vive la propria produzione di ortofrutta nell'Avellese piuttosto che in un'altra zona della Terpeppe non potrebbe trovare l'ultima convenienza a conferire il proprio prodotto con i precontratti, con i contratti che devi dimostrare di avere all'interno di un progetto di filiera. Cos'è che lo chiede? L'idea di stare dentro una dimensione di investimento che è localistica, non mi sono preso i soldi, ma la vedo io. O c'è un livello di responsabilità che non riguarda solamente la pubblica amministrazione e la politica, e riguarda anche i consulenti e le aziende, che devono capire che da questi strumenti passa il futuro della regione Basilicata, perché la regione è agricola. E lo dico ai miei colleghi, al presidente, lo dico, o si fa la scommessa sull'agricoltura, ambiente e turismo, la regione Basilicata è morta. Turismo, ambiente, cultura e agricoltura sono le tre scommesse. Per questo quando mi fa molto piacere, diciamo, che c'è la presenza degli istituti agrari a cui sto dando attenzione, che è giustamente legittima, e dobbiamo trovare il modo per risolvere quel cavolo di problema di assegnare un contributo. Quelle aziende, diciamo, quelle scuole sono il luogo dove si costruisce. Ma come può essere che io sia criticato sul fatto che non mi interessa perché c'è un obiettivo, poi alla fine non mi interessa. Ma l'idea che qualcuno possa criticare il fatto che io nella premialità abbiamo scelto di dare un'attenzione ai diplomati e ai laureati, come se i diplomati e laureati vanno a scuola per sport. E forse quello che è mancato nell'agricoltura negli anni è quello che questa gente sia rimasta sul terreno a fare l'attività agricola in maniera innovata e moderna, tecnologica. Ma posso parlare di droni a uno che ha vissuto in agricoltura e magari vive sotto la vigna da quando aveva 7 anni, con tutto il rispetto? Posso parlare di agricoltura di precisione, posso parlare di marketing, posso parlare di economia, posso parlare di futuro digitale. Ragazzi, ci sono dei modelli economici che sono il presente, non il futuro, che o vengono intercettati da un patrimonio di risorse umane che sia in grado di capirne consapevolmente quali benefici può portare, o altrimenti noi siamo destinati a rimanere quello che siamo stati negli ultimi 30 anni. Il 70% sono stati diplomati e laureati, adesso è stato 30%, non 1-2, 30% sono stati quelli che comunque hanno potuto dimostrare di avere un'esperienza certificata. Io rivendico e chiedo a questo mondo di andare in giro sui territori, come stiamo facendo noi, controllando le cose che vengono fatte, controllando cose che non si è mai viste in agricoltura. Stiamo facendo i decreti a valle di verifiche sul posto, tutti, a prescindere da amico o non amico, sono soggetti a visita, e gli istruttori si prendono la responsabilità di quello che verificano e incrociano, per guardarli negli occhi, per capire se veramente capiscono di agricoltura e sanno che cosa hanno scritto, se lo conosco il piano loro che hanno dovrebbero aver scritto o validato per il tramite dei consulenti. E mi fa specie quando ci sono certe domande che sono fuori, diciamo, da una dinamica. Poi o usciamo, diciamo, crediamo e rendiamo questo sistema più credibile, o altrimenti gli sforzi saranno vani. Noi facciamo questo lavoro con grande, diciamo, veramente trasporto e convinzione. Sono convinto che ce la possiamo fare con questo taglio, e dichiarando, diciamo, ancora nuovamente la disponibilità a sederci intorno al tavolo e dirimere alcune questioni e superare qualche problema totalmente, perché questo possa agevolare e non essere la camicia di forza di un'opportunità, ricordando a tutti che ad oggi tutti i bandi che sono stati fatti sono stati bandi di successo, non ce n'è uno che, diciamo, è andato completamente deserto, quindi sono tutti bandi, chiaramente li ha voglia di partecipare, di avere un sostegno grande. Voglio ricordare che abbiamo trasferito, abbiamo incrementato i premi a superficie, più sottecniche, che sanno che significa di oltre il 30% di questa programmazione. Penso quindi che l'attenzione, diciamo, anche automatizzata al mondo agricolo sia stata data anche sotto quell'aspetto, sotto quella forma. Quindi anche nel giudizio verso la comunità cerchiamo di far passare alcuni meccanismi, alcuni principi che sono oggi il fulcro della nostra azione politica su questo lavoro. Stiamo valorizzando la tartuficoltura, stiamo recuperando e valorizzando il prodotto di eccellenza come il miele, stiamo cercando di recuperare anche laddove, diciamo, queste economie nascoste possono darci lustro e orgoglio, perché fanno parte della nostra cultura,
quello della semiculture è quello del buon della risorsa a bosco, un parametro, un patrimonio, un parametro, un capitolo, diciamo, anche politico, sulla quale prima o poi diremo la nostra in maniera evidente, ma anche lì abbiamo provato e proviamo a dare un segno dei tempi, moderno e innovativo. Certo, non è facile, diciamo, che tutti abbiano la stessa inclinazione, la stessa attenzione, ma io credo che siamo in una fase buona. Anche l'attività produttiva, le infrastrutture, la politica in generale deve prendere, questa è la mia posizione, deve prendere consapevolezza che quella relazione che dicevo io, che si forma sulle tre parole chiave, possa rappresentare il futuro della nostra regione. Non ne vedo altre al momento, soprattutto perché sono sbattute, perché fanno leva su quelle che sono le nostre caratteristiche. Anche la legge nazionale ieri sui piccoli comuni è un altro segno di attenzione verso, diciamo, una regione che per l'80% c'ha comuni sotto 5.000 abitanti. Quindi capite come questi temi sono tutti temi che vengono a noi favorevoli, c'è una congiuntura, momenti favorevole che noi dobbiamo portare a valore. Ecco perché c'è l'impegno accorato e soprattutto convinto su continuare su questa direzione. Grazie. Ci vediamo alla prossima.